Il Corpo Volontari della Libertà. 8 luglio. Proprio mentre la situazione sembrava precipitare, la decisione democristiana di accettare la candidatura di Pertini pone la premessa della sua elezione dopo 10 giorni di votazioni. Nonostante tutte le polemiche, la seduta per l'elezione del Presidente della Repubblica è stata relativamente breve. Quella per l'elezione di Saragat durò 13 giorni, quella di Leone 16. Sempre il giorno 8, sulla Repubblica appaiono ancora due servizi che contrappongono il paese reale al paese politico. Il primo è realizzato tra gli operai della Breda e della Pirelli di Milano, il secondo in un paese alle porte di Roma. Le interviste agli operai sono prevalentemente di questo tipo. Che stufita questa storia del Presidente della Repubblica. A Roma non sanno che pesci pigliare e noi che paghiamo le tasse dobbiamo mantenerli tutti. È una buffonata, è uno schifo. Sono tutti uguali, mangiano allo stesso modo. Lo stesso giorno però i toni sulla stampa cominciano a smorzarsi. Il Corriere della Sera opera una correzione di tiro con un'intervista a Matteucci, costituzionalista, in cui vengono confutate le posizioni di Alberoni. Il giorno 9 la stampa scrive: i partiti si sono riscattati nella fase conclusiva anche se i loro tatticismi hanno lasciato una penosa impressione di disunione e miopia politica. Montanelli afferma che, pur confermando tutte le nostre riserve per il modo in cui si è giunti alla decisione, bisogna dire che la scelta di Pertini ci conforta. Ma mentre sui quotidiani la soddisfazione per le elezioni di Pertini sembra non lasciare più spazio alla polemica, prosegue sui settimanali la tendenza a condannare il comportamento dei partiti e a cercare nuove soluzioni costituzionali. Alberoni parla di sfida ai partiti chiesa. L'Espresso rilancia l'elezione diretta del presidente aprendo un dibattito sul tema in cui si dice che i socialisti intendono riaprire la questione a settembre. Il Mondo porta in copertina: come cambierà la Costituzione e una serie di servizi sui progetti di riforma costituzionale. Si può dire quindi che nonostante questa elezione presidenziale sia stata più breve delle precedenti e abbia accontentato tutti, per una parte consistente della stampa, questa vicenda ha rappresentato l'occasione per lanciare il tema delle elezioni dirette del Presidente della Repubblica.